Buonasera a chi ci segue. Io sono Armando Nespolino e sono qui per presentare delle diapositive con PowerPoint, sperando di fare la felicità di chi ci segue. Molte delle cose che dirò sono note, in particolare il come è fatto il comune, che si rispecchia in 15 municipi più o meno con le stesse funzioni. Una funzione di raccolta dati, di analisi e studio e sviluppo delle problematiche del territorio. Invece un'altra porzione del movimento si occupa di quello che è la gestione del movimento stesso, dei servizi. Quindi il nostro forum l'abbiamo concepito proprio con queste due macro divisioni. Intanto la divisione comune-municipi, e 15 municipi, nell'ambito di ciascuno le due macro aree, quelle di studio delle tematiche e quella invece operativa per la gestione e il supporto del movimento stesso. Il tutto parte dal portale che fa capo al portale di Beppe Grillo. Questo è l'indirizzo unico del movimento. Noi, per semplificarlo a tutti i naviganti della rete, fra qualche giorno sarà direttamente roma5stelle.it. Qualsiasi simpatizzante, attivista, ha bisogno di raggiungere il movimento romano con il link, con l'indirizzo internet roma5stelle.it, potrà facilmente raggiungere il portale. Questo è un esempio per cui non posso scendere a mostrare la parte sottostante. In prima battuta c'è tutto ciò che riguarda il comune. A scendere troveranno la sezione dei municipi, della regione e anche del Parlamento, quindi una sezione politica. Quello che ci interessa stasera a noi è il forum della community. Peraltro in questa pagina, da questa pagina, sono raggiungibili anche i meetup ufficiali del movimento. Il movimento come vede la popolazione? Come una fonte inesauribile di idee. Quindi il movimento intanto ha istituito una funzione di front-end con la quale è in continuo contatto con la popolazione, che può essere il forum, possono essere quindi tutti gli argomenti di discussione e dibattito nei forum, nei meetup, gli infopoint. Il front-end ha una diretta interconnessione con un back-end che serve un po' per filtrare, un po' per far avvicinare tutti quei cittadini che hanno delle idee o vogliono partecipare e collaborare. Bene? Alla fine si giunge al back office, che è quello che poi effettivamente sviluppa le problematiche del territorio, della cittadinanza, del popolo, e le restituisce ai cittadini stessi. In che modo la restituisce? Inserendola nell'amministrazione, queste problematiche, queste soluzioni che magari sono state date proprio dai cittadini. Quindi il movimento si pone come un binario, un corridoio diretto tra i cittadini e l'amministrazione. Per fare questo, quindi, fa utilizzo di un forum e di
abbiamo visto per il discorso front-end, back-end, tavoli di lavoro, perché nel front-end ci sono i cittadini che propongono delle idee, delle problematiche. Il tavolo di lavoro, quindi il back-end, filtra in funzione dell'argomento e lo indirizza verso un tavolo di lavoro o una commissione parallela, una commissione che sia. Il front-end è la parte del forum aperta agli utenti registrati, anche se non si sono fatti identificare fisicamente. In quella parte del forum potranno scrivere e proporre, poiché qui parliamo, ovviamente ci sono anche gli info point, ma qui poiché parliamo, grazie, parliamo del forum, per front end intendo la parte del forum. Nel back end quindi ci saranno gli utenti con identità verificata che svilupperanno il lavoro, magari cercheranno di far partecipare anche i propositori. Farli partecipare in che modo? E intanto dovranno farsi identificare fisicamente e quindi potranno partecipare nelle discussioni di sviluppo, studio degli argomenti. Il back office invece è quello che poi si preoccupa di predisporre i documenti da presentare nell'amministrazione. Tutti i documenti vengono memorizzati, conservati in forum specifici affinché si costituisca una libreria biblioteca, in modo che tutti i documenti successivamente sono di facile reperimento. Tra i documenti ci saranno documenti riservati o per privacy, perché trattano notizie specifiche proprio soggette alle regole della privacy, oppure documenti che potrebbero essere, tra virgolette, carpiti dai nostri politici avversari. E quindi ci saranno delle sezioni di forum a cui possono accedere in lettura e scrittura solo un ristretto numero di utenti. E poi ci sono, quindi, quando il documento ha completato il suo iter interno, diventa il documento finale che verrà proposto nell'amministrazione e pubblicato nel forum, automaticamente sarà visibile anche sul portale a tutti i cittadini, sia nel forum, ma comunque per i cittadini simpatizzanti che non hanno voglia di navigare in un forum, dal portale potranno accedere a questi documenti. Nel forum e molto probabilmente anche dal portale saranno visionabili anche quelle che sono le convocazioni delle commissioni, così se i cittadini, poiché le commissioni, più del 90% delle commissioni sono pubbliche, le riunioni, quando i cittadini sono al corrente della riunione possono partecipare. E questo è stato un grande sforzo, perché prima era difficile che i cittadini riuscissero a sapere che c'era una determinata commissione che si riuniva. Quindi abbiamo visto che c'è un front end, un back end, back office con delle funzioni. Per poter attribuire comodamente le funzioni agli utenti, sono stati, e ciò ce l'ha permesso il nuovo software del forum, ecco perché abbiamo sentito l'esigenza di fare un upgrade, una nuova versione più potente del forum, per gestire meglio le funzioni degli utenti. Quindi sono stati istituiti dei gruppi funzionali, non gruppi gerarchici, perché io nei giorni scorsi ho notato
delle perplessità. Qualcuno diceva, ecco, la gerarchia, i gruppi. No, sono gruppi funzionali. Rammentiamoci. Per gruppi ai quali vengono inseriti o tolti utenti anche per la logica interna del movimento della rotazione degli incarichi, delle funzioni, quindi sono dei gruppi, e in questo modo è più semplice e più facile gestire tutto il meccanismo, tutto il formo, tutto il discorso delle attribuzioni. Quindi sintetizzo le varie funzioni. C'è la funzione lettura per gli utenti iscritti in bianco, no, diciamo è casuale, semi casuale e semi volontario, poco importante. Gli utenti iscritti, solo iscritti, potranno leggere nel 90% del forum, scrivere solo nei forum dedicati alle proposte del cittadino, proposte della rete. Gli utenti, noi cercheremo per il nostro predichiamo la partecipazione, quindi i cittadini che fanno delle proposte, noi cercheremo anche di renderli partecipi, li stimoleremo a farsi identificare e partecipare attivamente allo sviluppo delle interrogazioni, mozioni e tutto ciò che riguarda. Ho accennato a quella porzione di forum in cui ci saranno documenti riservati, e quindi c'è un gruppo che sarà abilitato all'utilizzo per scrivere in quel forum. Ovviamente scrivere si tratta di pubblicare documenti prevalentemente. Perché una ristretta, un gruppo funzionale? Perché trattandosi di documenti delicati bisogna anche registrarli con una certa correttezza e vanno istruiti. Gli utenti verificati potranno leggere quei documenti. Per completare, la funzione di manutenzione in pratica sono i moderatori, quelli che si preoccupano poi di assistere tutti gli utenti, e quindi dovrebbero essere di una certa capacità informatica, non che sappiano programmare, ma che sappiano muoversi nelle interfacce dei software. Passiamo alla pagina principale del forum. Quindi, quando dal portale si accede al forum e community, si accede alla pagina principale del forum. Questo forum è come tutti gli altri forum, nel senso si naviga anche in quel modo lì. Data la complessità, 15 municipi, il comune, tanti subforum, le commissioni, allora a causa di questa complessità abbiamo pensato di fornire anche dei menu per muoversi più rapidamente. Quindi c'è un menu per raggiungere più rapidamente il proprio municipio o municipi con i quali si collabora. Menu per raggiungere rapidamente le commissioni nelle quali si collabora. È evidente che comunque sono a lettura, tutto è leggibile. Per chi lavora, gli abbiamo fornito dei menu rapidi di accesso. Vi ho accennato alle funzioni e quindi ai gruppi. Questo workshop questa sera era dedicato prevalentemente alla gestione dei gruppi attraverso il pannello di controllo.
Il pannello di controllo però comunque è di ciascun utente. Ciascun utente, in funzione del gruppo al quale appartiene, potrà svolgere determinate attività. Nei gruppi sono previsti dei coordinatori. Il programma e il software indica come termine tecnico team leader. Team leader per noi è una parola brutta, è una parolaccia, ma noi l'accetteremo nel significato blando, per dire semplicemente che un coordinatore referente che ha delle attività da svolgere. Quindi dal pannello di controllo, questa è un'immagine del pannello di controllo, delle tante funzionalità e in particolare della voce gruppi. Quello che abbiamo detto, il leader può gestire gli utenti che devono far parte del gruppo. Infatti, attraverso gestione gruppi, ha la possibilità di gestire gli iscritti per aggiungere iscritti oppure spostarli nel senso lo rimuove dal proprio gruppo e poi il leader dell'altro gruppo lo prende in carico affinché smetta delle funzioni e ne abbia delle altre. Per aggiungere, ecco, qui abbiamo degli esempi di team leader, per aggiungere utenti al gruppo c'è la comoda funzione di aggiunta, quindi di ricerca utente. Cliccando sul bottone del trova utente si apre una nuova finestra in cui è possibile cercare alfabeticamente o attraverso alcuni parametri degli utenti da aggiungere. Quindi nell'apposita finestra si flagga, si mette la spunta vicino al uno o più nomi, si selezionano i nomi con la spunta e questi automaticamente saranno aggiunti nella finestrina. Se uno conosce l'ID utente, se si conosce l'alias, il nick dell'utente, lo si può scrivere anche direttamente un nick per ogni riga e questi poi, premendo il pulsante invia, saranno aggiunti all'elenco degli altri nominativi. Il forum è il forum classico e quindi è un contenitore di topic. Molti erano abituati a sottoscrivere un forum. Che cosa si intende per sottoscrizione di un forum? La possibilità di ricevere un'email ogni volta che c'è una variazione in quel forum, quindi un nuovo argomento, un nuovo post in un argomento già presente. Poi vedremo come, quindi abbiamo visto con questo pulsantino si può sottoscrivere un forum, come gestirli eventualmente per rimuovere la sottoscrizione. Approfitto di questa diapositiva per mostrarvi questo acceleratore, poi ve lo faccio vedere in diretta, qui è solo la diapositiva. Cliccando sulla freccetta si apre l'elenco di tutti i forum disponibili e quindi anziché andare navigando forum attraverso i menu eccetera, si può raggiungere in modo diretto un forum di interesse. I forum sono stati predeterminati proprio in funzione del discorso comune e municipi, proprio sul discorso delle commissioni, quindi intanto esistono tanti forum quante sono le commissioni. Ogni municipio ha un forum per ogni commissione. Più poi i forum dell'accoglienza,
della comunicazione, task force eventi, sia comunale che se c'è esempio merchandising del municipio. Quindi i forum sono tantissimi. Come abbiamo avuto la possibilità di sottoscrivere un forum anche per gli argomenti di discussione, topic, possono essere sottoscritti, quindi sottoscrivi argomenti. I topic possono essere inseriti anche nei segnalibri. La differenza sostanziale è la sottoscrizione arriva un'email, nel segnalibro invece siamo noi a doverci interessare per poter raggiungere più rapidamente il topic. Questo è un argomento molto interessante, come potete vedere, FSSFFSSFO, vabbè, però era il titolo del significativo. Le sottoscrizioni e i segnalibri abbiamo quindi sempre nel pannello di controllo utente, nella scheda panoramica, la possibilità di rimuovere i forum o gli argomenti aggiunti alle sottoscrizioni, cioè quelle che arrivano le email, rimuovere dai segnalibri. Vi anticipo che nella pagina, faccio un rapido salto indietro. In questa pagina qui, sulla colonna sinistra, ciascun utente troverà anche i propri forum sottoscritti e i propri segnalibri, così non dovrà accedere al pannello di controllo utente per raggiungerli rapidamente. Il pannello di controllo utente ve lo sto spiegando per poter gestirli, togliere un forum sottoscritto. Quindi abbiamo visto come gestire forum e argomenti sottoscritti e segnalibri. Vediamo un po' la messaggistica privata interna. Questo forum consente di scrivere agevolmente anche a gruppi. Quindi se si seleziona uno o più gruppi, il proprio messaggio giunge a tutti i componenti di quel gruppo. Col precedente forum era abbastanza scomodo scrivere a dei gruppi o a più utenti. Qui abbiamo la possibilità anche di aggiungere copia nascosta. Il solito sistema: si scrive il nome dell'utente se lo si conosce, la crocetta serve per rimuovere quell'utente dai destinatari o gruppo. E la funzione trova utente, quella che vi ho mostrato prima, che apre una finestra aggiuntiva e consente di selezionare singoli nominativi. Nel messaggio si scrive nel rettangolo adibito al messaggio, si scrive ciò che si vuole, è consentito aggiungere qualche emoticon, qualche iconcina. Giù in basso c'è sempre detto più o meno quello che si può fare sia nei forum che nei messaggi. Sempre nel pannello di controllo utente, scheda profilo, c'è l'opportunità di aggiungere un breve messaggio che verrà tutto sotto a ciascun post, messaggio di forum. Sempre dal pannello di controllo c'è una scheda amici e ignorati, simile a quella precedente che avevamo nel forum in dismissione, ma più potente. Gli amici sono trattati nel modo classico precedente. La gestione degli ignorati, ovvero gli utenti ignorati in questa lista, che vengono aggiunti nella lista, fa sì che nei forum i messaggi di quegli utenti risultino compressi, non immediatamente leggibili. Quindi
se io ho un utente qui tra gli ignorati, sarò io a dover dire mi voglio fare del male e voglio proprio leggere quello che ha scritto, altrimenti so solo che ha scritto qualcosa in un messaggio, in un topic compresso, e gli altri saranno leggibili. All'inizio vi ho accennato ai documenti che dovevano essere memorizzati, allegati in forum predefiniti, predeterminati, affinché si istituisca biblioteca libreria. Qui vediamo l'esempio di come comportarsi. Intanto aggiungiamo che per agevolare la ricerca in tempi successivi del documento è bene che nel messaggio ci siano quante più indicazioni è possibile, così il motore di ricerca potrà agevolmente trovare il documento, quindi non tanto il nome del documento stesso ma quanto la descrizione. Per qui in questo esempio, uno scorcio, io ho scritto anche l'ordine del giorno di quella riunione, quindi il municipio. Vi faccio notare il mese scritto per esteso, perché mese ottobre 10 potrebbe essere anche municipio 10, ottobre è molto più significativo per una ricerca. Quindi quando un numero può essere equivocabile, nel senso che tante cose potrebbero contenere quel numero, è meglio usare un identificativo esteso. Poi, molto similmente al forum attuale, c'è la scheda in mia allegato. La scheda in mia allegato è disponibile solo nei forum in cui è previsto che si possano allegare documenti. Cioè gruppi, non forum? No, i forum. Che poi, allora, ci sono gruppi che possono trattare documenti riservati, ma i verificati possono, gli identificati, possono allegare documenti normali, che sia anche il verbale della riunione del municipio, dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea deve utilizzare il forum dedicato ai verbali di quel municipio, ma lo può fare chiunque, perché non è un documento riservato. Anzi, per la trasparenza, noi vogliamo che chiunque visitatore lo possa visionare. Quindi con i soliti pulsantini sfoglia, e quindi la finestrella che ci permette di navigare nel nostro computer per selezionare il file, poi aggiungi file, ed ecco che lo ritroveremo nella porzione di finestra dedicata all'elenco degli allegati, se ne possono aggiungere anche più di uno, e completato il nostro post avremo qui, ho tralasciato perché ho ritenuto superfluo, il pulsante invia, che serve proprio a completare l'operazione di pubblicazione di post con allegato, che appare più o meno così. Io un po' le ho tagliate in modo da renderle grandi, visibili. Quindi ci sarà il titolo del topic, il messaggio ben leggibile, magari proprio per la ricerca col motore di ricerca, e questa è come si presentano gli allegati. Ho evidenziato questo riallega uguale un numerino. Ogni file, ogni documento che viene allegato ha un proprio identificativo. Questa indicazione ci serve qualora volessimo utilizzare lo stesso documento
in un messaggio, topico messaggio opposto, in cui non è consentito allegare documenti. Perché la libreria, biblioteca in questo modo ne salva, i documenti vanno messi lì. Poi un rimando, anziché rimandare a tutta la libreria o a tutta la biblioteca, cioè si mette il rimando al semplice documento. Quindi il documento qual è? Si conosce bene, controlliamo il numerino, lo memorizziamo, lo scriviamo da qualche parte e lo riutilizzeremo. Quindi immaginiamo che qui ci troviamo in un forum dove non si possono mettere allegati. Vogliamo dire, ah, sapete ragazzi, c'è lì quel documento interessantissimo, magari un documento recuperato in internet col print screen di una pagina web, quello che sia. Quindi è un documento di interesse per tutto il movimento, libreria, biblioteca, così i documenti si ritrovano. Poi per metterlo, per sottoporlo a tutti gli altri, si scrive una descrizione personale, la si seleziona, la si evidenzia e si preme sul pulsantino riallega. Il numero va aggiunto a mano. Quindi la sintassi, qui abbiamo memorizzato quel numerino di quel documento, l'abbiamo scritto su un pezzetto di carta. Quando usiamo il pulsantino riallega ci aiuta nella sintassi. L'unica cosa che dobbiamo scrivere è il numerino subito dopo l'uguale e una breve descrizione se vogliamo. Quando confermeremo avremo come se ci fosse l'allegato. In realtà non c'è un allegato, ma è quel documento lì, perché la sintassi che ce lo consente. Questo pulsantino è stato aggiunto da me con la programmazione, ho messo a disposizione questo pulsantino. Quindi, riepilogo, i documenti possono essere memorizzati, allegati solo nei forum dedicati ai documenti. Per poter riferirsi, mettere un riferimento ad un determinato documento o più documenti, c'è il pulsante riallega. L'unica attenzione da porre è guardare, ricordare qual è il numerino identificatore del documento allegato. Altra utility in questo forum, ma già presente nel precedente forum, solo che avrà una posizione diversa e un aspetto diverso, e quindi ho preferito mostrarlo: le funzioni dei messaggi non letti, cioè quelli che sono stati pubblicati dopo la nostra ultima visita e che noi sui quali non abbiamo cliccato per leggerli, messaggi recenti, messaggi senza risposta, sono tutte funzioni che erano già disponibili dal precedente forum, ma io per completezza, ecco qui sulla destra per esempio c'è scritto il nome di un utente, Giampiero. Se io clicco sul nome Giampiero, accedo al suo profilo e da qui posso mandargli un messaggio privato, o se lui ha abilitato l'email posso mandargli un'email senza dover conoscere me. Quindi io sono in un messaggio, c'è l'utente, mi piace quell'utente, gli voglio scrivere, clicco sul nome, entro nella maschera dell'utente, i dati che posso conoscere, anche tutti i suoi messaggi, posso accedere a tutti i suoi messaggi, a tutti i messaggi che ha scritto lui, messaggi forum. Nella mia breve permanenza nel movimento ho notato che si fa un uso frequente dei doodle per stabilire quando ci vediamo, dove ci vediamo, dei sondaggi. Bisogna ricorrere sempre ad un sito esterno. Questo forum ci consente, in autonomia nei municipi, di istituire dei sondaggi, delle votazioni,
Distinzione tra sondaggio e votazione. Sondaggio, almeno per il momento, perché occorrerebbe fare scrivere il codice di programmazione, lo potremo fare ma non avevamo il tempo, almeno per il momento è a scrutinio segreto, nel senso che si sanno i voti totali o per ogni voce, ma non si sa chi ha votato cosa. Ma del resto, per stabilire se mangiamo spaghetti o fettina di carne o in che data ci riuniamo, sapere chi ha scelto una cosa o un'altra mi sembra poco. Non dovrebbe essere rilevante. Invece la sezione votazione è stata istituita molto più simile a quella che viene fatta nel forum che ciascun utente nel messaggio, nel post, scrive a favore, non a favore, mi piace questo, mi piace questo. Quali controindicazioni c'erano? Si notavano che i risultati erano progressivamente visibili e quindi magari qualcuno si riservava oppure dice: ma quello, ecco qui, ha votato per prima e adesso vuole influenzare l'andamento. Per evitare tutte queste polemiche, le votazioni sono soggette a premoderazione, che vuol dire ciascun utente verificato, cioè di identità verificata, se solo registrato, multi-account, non potrà votare nemmeno per i sondaggi. Quindi l'utente identificato dà la propria risposta, ma quella risposta non sarà visibile fino al termine della votazione, perché è un messaggio premoderato. Al termine della votazione c'è il moderatore che va lì e autorizza tutte le risposte e quindi si avranno tutte le risposte una di sotto l'altra. In quest'altro modo, anche un'altra cosa, io quante volte vedevo in topic di votazioni, no, chi l'ha detto che siete in falsa votazione? Così non lo potrà scrivere più lì, perché uno sì, ha tutto il diritto di dire chi l'ha deciso, ma non me lo dire nella votazione perlomeno, no? Infatti, questo è un forum di discussione pre-votazione, pre-sondaggio, si può aprire il bel topic, ci si può prendere a capelli, ci si può picchiare a cazzotti, tutto quello che volete, e alla fine tutti felici e contenti o si fa un sondaggio o si fa una votazione. In pratica sia nel forum sondaggi che nel forum votazioni c'è la possibilità di aprire un nuovo argomento e nell'argomento, qui in questo caso è un test di sondaggio, il titolo, la descrizione e la domanda con le opzioni. Ci sono due diverse modalità, possibilità, opzioni singole o a scelta multipla. Quindi queste potrebbero essere date, orari, va bene? Quindi nell'ipotesi uno e solo una deve essere il risultato vincente, abbiamo la opzione singola, oppure diciamo, vediamo un po' chi, come, qual è. C'era, in questo caso avevo io per esempio dato la possibilità di selezionare fino a tre opzioni, dopodiché ci sono anche, potrebbero essere anche dei nominativi, vediamo un po' chi deve fare il referente. Allora, alla fine il programma ci dirà: risposta 1, 7 scelte, risposta 2, 10 e così via. Ebbene, questo il risultato però è dinamico. Vogliamo usare il sondaggio? Lo usiamo, sappiamo. Altrimenti no, fino alla fine non si deve sapere, usiamo la votazione. Abbiamo quello e quello. Quello che vogliamo usare, usiamo. Per il momento il nuovo forum non ha ancora implementato un sistema globale per gli appuntamenti, per gli eventi. Mi sono organizzato per fornire temporaneamente, fin quando non sarà disponibile in modo globale, l'opportunità di inserire il Google Calendar nel messaggio. Ovviamente non sarà necessario riempire
il forum di Google Calendar, perché il Google Calendar è, in questo caso è dinamico, è proprio Google, è il link, è, per chi è un po' pratico è il frame di Google. Quindi una volta messo, magari potrebbero essere diverse a secondo se si vuole per i banchetti o se si vuole per le commissioni, due o tre calendari distinti, ma non è necessario riempirlo. Così si ha la dinamicità, proprio esattamente quello di Google Drive, visualizzazione per settimana, per mese, navigare nei periodi. Come ottenere questa funzione? Eccola qui. Allora, qui occorre un po' di praticità. Chi è il gestore del calendario Google deve acquisire il codice del calendario, quello che in genere fornisce agli altri utenti per dire tu per poterlo consultare devi avere questo codice, segnarlo nel messaggio e premere il pulsante calendario. Ci sarà un messaggio calendario, un pulsante calendario, quindi in base al codice, pulsante calendario, e la sintassi sarà questa. Il risultato che si otterrà dopo aver dato il mio e sarà questo, d'accordo? Qui ovviamente ho tolto la parte titolo eccetera, ho messo solo il, beh no, comunque c'è appuntamento info point. Domande su questo specifico del calendario? Beh, vado avanti. La stessa cosa ho fatto per inserire le mappe di Google Map. Qui era un test fatto al municipio 6, ma in realtà potrebbero essere le location, i punti, i luoghi in cui ci saranno gli info point con le date, qualsiasi altra notizia di interesse. Così come per il calendario, anche questo essendo dinamico non è necessario riempire il forum di mappe, a meno che non siano per argomenti diversi ed è utile. Ricordatevi che calendario e mappe sono visibili solo dagli autorizzati, quindi se vogliamo fare in modo che anche tutti i visitatori del forum, per informazione e trasparenza, debbano poter leggere il contenuto del calendario e il contenuto della mappa, devono essere su Google Drive, almeno lì devono essere pubblici in lettura. Ricordatevi chi li gestisce, questa è una precauzione che deve prendere chi li gestisce, che deve attivare il parametro condividi in lettura con tutti. Qui c'è l'esempio di come incorporare la mappa. Quando io la indico qui fra di voi, probabilmente non c'è nessuno, forse no, Daniele sì, che gestisce mappe. Nella mappa personale c'è questa, nella gestione, cliccando sulla cartellina si apre un menu aggiuntivo, incorpora mappa sul mio sito, si apre una finestra aggiuntiva nella quale c'è indicato il codice della mappa. Il codice della mappa va ripetuto nel messaggio, il pulsantino mappa, viene costruita la sintassi giusta, è semplice, se uno la ricorda e la vuole scrivere a mano lo può fare, l'importante è il codice, e dopo aver premuto invio questo sarà il risultato. E qui abbiamo terminato con la presentazione. Ah, okay. Grazie.